Luigi, noi siamo immersi nel terzo atto, quindi ipotizziamo che il finale sia nel terzo atto, ma ci sono delle regole per scrivere un buon finale, secondo te? Sì, diciamo c'è proprio un gusto tecnico nel finale, secondo me. Ci sono proprio delle regole che rendono più facile la scrittura del finale, regole codificate, diciamo così. Allora, partiamo dall'inizio. Un racconto, ma una storia in genere, serve a mettere in crisi il protagonista, cioè a spingerlo oltre i suoi limiti esistenziali. Questo per capire in fondo chi è davvero il protagonista è fondamentale spingerlo oltre una zona di comfort. Questo perché poi ci succede anche nella realtà di superare i nostri limiti alle volte, no? Sia nel bene che nel male, e scoprire lati di noi stessi che non sapevamo di avere. E qui grande rivelazione. Oddio, ma io sono così? Ci siamo detti quella volta che, e mo' qua tutti quanti a pensare quella volta che. E quando è che un personaggio in un racconto lotta fino allo stremo per superare se stesso, se siamo in una commedia? Oppure salvare se stesso, se siamo in una tragedia? Nel finale. E tradizionalmente nel finale ci sono tre momenti che danno la spinta alla rivelazione finale, al cambiamento di prospettiva del protagonista. E questi tre momenti sono anche chiamati dagli americani le tre C: crisi, climax e conseguenze. Allora, la crisi è il punto in cui la tensione narrativa, quindi la tensione della lotta, per esempio, come so, tra il protagonista e il suo antagonista, raggiunge il suo apice. Questa è la crisi. Il climax è il momento in cui la tensione esplode. E otteniamo la risposta alla domanda principale della storia. La domanda drammaturgica principale è una domanda secca a cui si può rispondere o sì o no, e che trova la risposta alla fine della storia. Si sposeranno Renzo e Lucia? Sì o no? Infine, la terza C, le conseguenze, cioè dopo lo scontro vediamo il cambiamento in atto del protagonista. Allora, esempione. Cattedrale di Carver. Cattedrale è uno di quei racconti che ormai tutti conoscono, quindi ormai se ne può anche parlare spoilerandolo. Se non lo conoscete, tappatevi le orecchie. Allora, la storia è la storia di una visita in attesa, non gradita, di un amico non vedente della moglie del protagonista. La premessa è che tempo prima l'amico non vedente ha chiesto alla moglie del nostro protagonista di toccarle il viso per capire com'era fatta. E fin qua. Però l'amico non vedente ci ha pure scritto una poesia sopra, sulle sensazioni che ha provato. Voi potete immaginare il protagonista geloso, che fa pure finta di non essere geloso, e dice quando la moglie gli fa leggere la poesia tutta contenta: "Hai visto che bella poesia ha scritto il mio amico?" Non è che sia una gran poesia, è questa che ha scritto. Insomma, doveva fare di meglio. Insomma, poi l'amico non vedente però fa visita alla coppia. E se avete letto il racconto, vi ricorderete come continua. Se non l'avete letto, forse ve lo potete pure immaginare, soprattutto della finta tolleranza del protagonista nei confronti dell'ospite, che ricordiamocelo, è quello che ha messo le mani addosso alla moglie, in un certo senso. Comunque, arriviamo alle tre C: crisi. Arriva un momento del racconto in cui il cieco chiede al protagonista di disegnargli una cattedrale, perché loro in realtà stanno vedendo un documentario sulle cattedrali, e questo marito geloso inizia, diciamo così, a descrivere come sono fatte queste cattedrali. E insomma, a un certo punto però il cieco chiede al protagonista di disegnargli una cattedrale. Il protagonista accetta e prova a disegnarla. E che fa il cieco? Mette la mano sulla mano del protagonista, perché chiaramente vuole vedere la cattedrale attraverso, no, il disegno, attraverso i movimenti. E qui c'è il momento della crisi, in cui il conflitto tra l'obiettivo originario del protagonista e tutti gli ostacoli diventa insopportabile, perché il protagonista sta disegnando un po' così, maluccio, con questa mano addosso. A un certo punto la moglie, addirittura, che si era appisolata, si sveglia, li vede praticamente mano nella mano.
Ed ecco che arriva il climax. L'amico cieco chiede al protagonista di chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi, questo è implicito per un po' per sperimentare il mondo con occhi diversi. E il marito chiude gli occhi e continuano a disegnare insieme. E arriva la terza C, la conseguenza. La domanda principale drammaturgica di Cattedrale è: riuscirà il marito a diventare una persona che vede veramente? E alla fine il cieco chiede al protagonista di aprire gli occhi, ma qui il protagonista non lo fa, anzi dice che li ha aperti, ma non li ha aperti veramente. Allora il cieco dice: ma stai guardando com'è questa cattedrale, com'è venuta? E lui finisce il racconto con: è davvero grandiosa. E da quel momento è chiaro che niente sarà più lo stesso per lui, per il protagonista. Quindi, finale, vedete questi tre momenti tecnico-drammaturgici, chiamiamoli così, sono un po' come un imbuto che aiuta a far esprimere al massimo le emozioni che il racconto vuole sprigionare, compresi i significati profondi che il racconto vuole, insomma, tirare fuori. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.